Ciao, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno. Non volevamo aprire questa live in questo modo qua. Però ci sembra doveroso farlo tutti insieme. E da dove? Da dove è cominciato tutto, no? Scusate. Sono umano anch'io, sono umano, non sono un robot anch'io. Allora, stavo dicendo, me lo ripiglia, scusate, era cominciato tutto qua, mi ricordo un giorno ero in live, e ci fu sto ragazzo Mike, non avevamo mai visto, mai conosciuto, che mi disse... Non lo so se... Che mi disse: Gianni, posso entrare a dir la mia? È entrato per la prima volta. Poi insomma è entrato un'altra volta, due, e c'era Simone, c'era la UNJS Crew, eravamo tutti insieme. E quando è entrato un'altra volta, per ciao Luca, per dire, sempre ormai ha cominciato a entrare, aveva portato il nome di un calciatore, perché ci aveva detto poi tutto quello che faceva lui, eccetera eccetera, e allora mentre parlava, mi ricordo benissimo, mentre parlava con Simone, se non sbaglio c'era Luca,
non mi ricordo in quanto eravamo in quella live lì, mentre parlava io ero lì che ascoltavo e sono intervenuto e gli avevo proposto questa rubrica che poi Simone gli diede il nome Sud Americalcio, gli proposi questa rubrica se ci incontravamo una volta a settimana nel mio canale, o nel mio canale, in uno di quelli della Crew, una volta a settimana, all'inizio era nata così, per parlare delle sue giovani promesse, dei calciatori sudamericani che conosceva lui, e così è nato il tutto. Poi Simone diede il nome Sud Americalcio e partimmo di là. E tanti calciatori, tanti, insomma, due o tre calciatori, che adesso non chiedetemi i nomi, che lui ha dato in tempi non sospetti. Poi effettivamente, se non sbaglio, uno è andato alla Salernitana, uno è andato al Barcellona, se non sbaglio, adesso non mi ricordo perché penso ad altro in questo momento. E quindi era sto ragazzo gentile, educato, ironico, sorridente, disponibile e che capiva di calcio, capiva molto di calcio. Ci sono stati scontri con qualcuno della Crew, poi per dirne uno, con Spaccacalcio all'inizio mi ricordo che si beccavano spesso, ma poi sono diventati grandi amici. Fatto sta che Spaccacalcio era uno dei pochi, se non l'unico, a sapere quello che aveva, perché io l'ultima volta che l'ho sentito è stato il 17 di novembre che mi aveva spiegato quello che aveva avuto, però ha detto tutto rientrato, insomma, sto meglio, eccetera, eccetera. E non mi sembrava questa gran cosa, questa cosa brutta che poi si è scoperto dopo. Che io non sapevo, ma infatti non più di 15-20 giorni fa in una live dissi: ma Luca Casarino, dov'è? So che è tornato in Italia, però non l'ho più sentito, non so se c'è più quel numero, o se c'è quell'italiano. C'eravamo messi in moto anche in una live se non sbaglio, era proprio lì il periodo di novembre che c'era Spaccacalcio, c'eravamo un po'. Avevo raccolto due o tre numeri di telefono di società italiane con qualche conoscenza perché lui voleva venire in Italia e gli serviva qualche aggancio per proseguire nel suo lavoro che tanto amava e tanto rispettava. Povero, vi ho detto un po' tutto, no? Poi vabbè, io ci sentivamo anche in privato. Lui sempre, tutte le volte mi mandava il messaggio, mi chiedeva sempre scusa, Gianni, se ti disturbo, ti posso chiamare o per mandarmi il messaggio, sempre con una gentilezza unica, gentilezza unica. E mi dispiace tanto, tanto, tanto. Perché oltre che ormai lo consideravo un amico, era proprio una brava persona, una persona bravissima. Io ne ho conosciute poche veramente di persone brave. E lui era proprio brava, brava. E ieri quando ho saputo questa cosa, che è stato Dani che ci ha mandato questo messaggio, questa copertina. Io non ci volevo credere, ho detto: ma chi è sto coglione che ha fatto sto scherzo? No? Perché ho detto: impossibile, impossibile. E invece, poi, nel giro di 5 minuti abbiamo fatto un giro di chiamate fra Spaccacalcio, Luca, Totti, io ho chiamato Simone, eccetera, eccetera. Nel giro di 5 minuti, purtroppo era realtà e non era un coglione che aveva fatto uno scherzo. Io non voglio andare troppo per le lunghe perché non sarebbe neanche giusto. Io me lo voglio ricordare sorridente com'era quando entrava nelle live, sempre pronto allo scherzo, allo scontro. Grande tifoso del Milan, grande denigratore di Allegri anche lui, visto che qui c'è la diatriba di Allegri, anche lui,
era dalla mia parte sul fatto di Allegri. È uno dei pochi che analizzava bene le situazioni, anche del suo Milan. Infatti lui non era d'accordo su questo esaltamento, su questa esaltazione di Pioli. È andato via un pezzo di noi. Io veramente mi dispiace. E sono sempre più convinto che il mondo è una merda, il mondo è ingiusto, perché vanno via i migliori, sempre. Io saluto Luca, l'abbraccio con tutto il cuore. E spero, e dicono, che quando lasciamo la vita terrena, io non lo so, poi uno ci può credere o no, dicono che c'è un'altra vita. Spero che lui nell'altra vita non soffra come ha sofferto in questa e non trova persone ingiuste che non l'hanno saputo valorizzare per quello che era. Ciao Luca, io ti mando un abbraccio. Adesso ognuno di voi passo la parola, non riesco a parlare, scusate. Passo la parola a Spacca, poi il capitano Simone, Luca. Mi dispiace, Luca è entrato un attimo e è uscito. Adesso spero che riesca a rientrare. Luca, appena riesce a rientrare Luca Totti, magari passategli la parola a lui che c'è poco tempo. Vai Spacca, vai. Ma qua è difficile perché il problema, partiamo da un presupposto, è sempre difficile in questi momenti rimanere lucidi. Io mi sono promesso di non cadere in commozione e non lo farò. Quindi neanche in questo caso, nonostante le tue parole, portino a ciò. Luca era una brava persona, una persona disponibile, cortese, ironica, permalosa come i veri liguri. Era una persona che sapeva stare al gioco. Aspetta, se c'è Luca, mi fermo allora. Vediamo se va Luca. Sì, dopo. Ma Luca se c'è poca connessione. Vai Luca, così. Vai Luca, se ci sei, vai, vai te, Luca. È mutato, è mutato. Senti Luca? Non ce la fa la connessione. No, ma è mutato, boh, non lo so. Ci senti Luca Totti? No, adesso va. Ok, vai te a sparare. Vai, vai, continuate lì. No, stavo dicendo che il problema è semplice, no? In queste circostanze qualunque parola sembra superflua, perché comunque la morte ci lascia qualcosa di terreno, non è più con noi e ci rimane il suo ricordo, le sue emozioni. Io voglio ricordare tante cose belle, perché lui, come ho detto ieri sera, aveva una grande dote, quella di saper passare a discorsi profondamente seri come quelli calcistici, a momenti assolutamente puerili, stupidi come i film di Dino Banfi, le cazzate più assurde che si potessero fare in una live. Luca, io ho vissuto questi mesi, ho avuto dei messaggi, ho vissuto la sua situazione e devo dire, non meritava tutto ciò anche perché stava inseguendo un sogno. Però le emozioni che ci ha regalato, per la sua competenza, la sua umiltà, la sua onestà intellettuale, la sua voglia di mettersi in gioco considerando la nostra famiglia, la sua famiglia virtuale, lui che era dovuto emigrare a migliaia di chilometri per inseguire un sogno che il destino gli ha anche strappato. Perché il suo sogno era quello di allenare una prima squadra importante, perlomeno in Italia, di ritornare nella sua amata Trani. Abbiamo vissuto il Paranà, tante cose che la gente lo ha reso unico a Casarino. Anche l'ultima litigata che ha fatto con Max Le Jason Fay su Holland era un addio fenomeno, perché Luca rimane perenne. Sono arrivate tantissime clip private,
che mi hanno ricordato i momenti belli che ha fatto, gli omaggi di beneficenza che ha fatto e tutto quello che ha fatto mettendosi a disposizione. Oggi ha fatto anche il regalo di vederci riuniti e darci il senso della vita, una vita che molto spesso noi consideriamo futile, scappiamo su delle cose sciocche e sono il primo a passare in ciò, ma la vita è talmente flebile che forse dovremmo fare un lavoro e capire le emozioni che ci regala essa. E Luca ci regalerà un'emozione che ci porteremo sempre nell'anima, nel cuore e nella mente, il suo ricordo non scomparirà mai come quello di Gianni Sorrenzio. E io sono vicino a Luca e questi mesi so quello che ha vissuto e me lo terrò sempre con me, sarà un brutto peso e una zavorra da dover tenere perché non avrebbe meritato questo finale di vita. Ah, scusate, io non sapevo, c'è Daniele Casarino. Prima. Chi è? Il suo fratello? Il cugino. Scusami, Daniele Casarino. grazie. Vai Simone, vai. Hai finito, spacca? Sì. Vai Simone, vai. Ma io sono molto d'accordo con Gianni quando dice che poi se ne vanno sempre i migliori, perché è vero. Luca era nel mondo del calcio, possiamo dire, dei tifosi, di quelli che provano a capirci qualcosa, era uno con cui potevi parlarci di calcio, cioè era una persona veramente top, ma veramente top, ragazzi. Era... Tanto è vero che un periodo, se non sbaglio, con Gianni addirittura parlammo che volevamo farlo entrare in Chiù, ti ricordi Gianni? Sì, assolutamente. Cioè da milanista, poi lui mi disse che era lui, non... che lo proponeva, lui che... Sì, ti ricordi? Fu lui a dire che lui, essendo milanista, non si sentiva di entrare in questa situazione. Poi mi ricordo che lo esortai pure a aprirsi un canale, gli diedi una mano per aprire il canale, poi lui ovviamente mi disse che, preso dalle sue cose, non poteva poi seguirlo, giustamente, perché sappiamo tutti che, come diceva Spacca, il suo sogno era quello di allenare. Poi insomma veniva nelle live così sporadicamente, nel periodo del Covid un po' più presente, perché giustamente eravamo tutti a casa, però veramente una persona, ragazzi, ce ne sono poche davvero, così, veramente poche. E ha ragione Gianni, veramente, quando dice che i migliori, cioè, perché se ne devono andare i migliori, non si capisce, cioè non è una cosa veramente brutta. Poi ricordo particolare Sud Americalcio, perché con Gianni secondo me facevamo una bella rubrica a quei tempi, e io gli proposi una delle ultime volte che l'ho sentito di rifarla, e lui anche lì mi glissò un po' dicendo che era impegnato adesso con delle situazioni, se avesse avuto tempo mi avrebbe contattato, però sinceramente veramente un ricordo, io perlomeno c'ho un ricordo bellissimo di Luca, veramente tanta roba, una persona squisita, umile, davvero come non se ne trovano, come non se ne trovano. Secondo me bisognerebbe anche un po' imparare da persone come Luca, veramente ci sarebbe da imparare, l'ho detto anche Spacca prima, cioè determinate situazioni poi passano in secondo piano, capisci quanto poi si siano frivole, stupide, di fronte poi a queste situazioni. Comunque una notizia ieri sera veramente mi ha proprio devastato, vi parlo chiaro, è proprio devastato in tutti i sensi. Cioè, non riesco neanche a trovare le parole, cioè, veramente non, perché è stato come un cazzotto in faccia, sinceramente è brutto, davvero brutto. Comunque, pensate che ieri sera quando ho chiamato Simone per sapere se lui sapeva qualcosa, Luca, lui si è messo a ridere. Ho detto Luca, perché prima avevo provato, quando ho saputo la cosa, io ho provato a chiamarlo.
ci ho provato. Sì, infatti io ho provato a vedere se c'avevo il numero di telefono io, però io avevo quello estero, che tu mi dicevi, io ho quello estero, anch'io avevo quello estero, non ho potuto rintracciarlo neanche io. Io l'ultima volta che l'ho sentito è entrato in una mia live, ma non mi ricordo quando, ma io poi gli ho messo anche il link, però poi non è entrato, ma io ti parlo di forse 2 mesi fa, se non di più pure, se non di più pure. L'ultima volta che l'ho visto almeno nella chat, poi non ho avuto più notizie, sinceramente. Non sapevo nulla come Gianni, come gli altri della sua situazione, non ne sapevo nulla, lo sapeva Spacca, ma io non sapevo veramente nulla di tutto ciò, sinceramente. Per questo, per me è stata veramente una cosa incredibile. Io vi dico la mia, io in un primo momento, quando Gianni me l'ha detto, ho pensato di tutto, che ne so, un incidente, sai, quelle cose che cadono in una maniera che uno dice porca troia, ma della malattia io non sapevo assolutamente nulla, perciò per me è stato veramente brutto, brutto, brutto. Tant'è vero che forse neanche Gianni lo sapeva, perché ieri sera Gianni mi diceva, Simo, io non lo so. Non lo so, no, sinceramente, che cosa è successo. Malato che aveva fatto le trasfusioni, ripeto, il 17 novembre, se non l'ultima volta, mi aveva detto che, insomma, si era risolto quel problema lì che aveva in quel momento. Però poi, sentendo Spacca, da lì, dopo 4 giorni, è venuto fuori il vero problema che c'aveva. Ma io non l'ho più sentito. Luca Totti ci sente adesso? Luca? No, non sente. Dani? Cioè, avete detto tutto voi, io non vado nel dettaglio, perché veramente sennò finisco male. Ok, Luca. Okay. Dico solo che io è da 8-9 anni che sono qui su YouTube, e al di là dell'aspetto appunto di YouTube, ma proprio e di calcio, ci sono poche persone che mi hanno dato un qualcosa in più, e lui è uno di queste, cioè proprio a livello personale, al di là dell'aspetto calcistico, cioè era una persona che aveva difficoltà, anzi lui era molto più critico su se stesso, ma era molto più proiettato a essere ottimista nei confronti degli altri, a spronare gli altri, perché questo faceva come in privato. Io non sapevo neanche io la situazione, io ero rimasto a novembre, che prima, le ultime settimane che ha passato lì in Brasile, se non sbaglio stava ancora finendo qualche corso inerente appunto al discorso allenatore e quant'altro. E anche per questo non ho insistito, perché ho detto magari è impegnato. Poi ero rimasto appunto che doveva venire in Italia, e non sapevo, però a un certo punto supponevo che qualcosa fosse successo, ma non a livello così grave, però, perché cioè lui mi aveva detto anche quando tornerò in Italia, voglio anche comunque incontrare un po' tutti quelli della crew, e quindi ero rimasto un po' così. Non ho insistito, perché poi insomma non volevo essere rompiballe. Mi dispiace, perché poi ho dei sensi di colpa sotto questo aspetto, ma non dico quali sono sotto questo aspetto qua. Io dico solo che veramente Luca, cioè, sono proprio, è la classica persona che secondo me non ci sono parole per descriverla, per me, perché a tutti noi ha dato un qualcosa in più, e quindi e ripeto, l'ho scritto prima in chat, l'avete detto anche voi, il fatto che lui sia riuscito a riunirci dopo tutte le discussioni, le diatribe, a riunirci oggi, significa, e questo proprio il fatto che, cioè, significa che era una grandissima persona, e veramente il rimpianto più grande è non averlo conosciuto dal vivo.
Alfredo? Adesso, vai a te. Okay. Non so, il capitano, non so se riesce. No, io ieri ci sono rimasto veramente malissimo perché anche io, come hai detto te, mi sembrava quasi uno scherzo, qualcuno che avesse voluto fare uno scherzo di cattivo gusto. Io la situazione non sapevo praticamente nulla. Io solo in una live dove venne detto un qualcosa del genere, che non ero neanche presente, la stavo guardando, affrontando l'argomento Casarino, il Matador disse: lasciamo stare Casarino. E io in quel momento non capii quello che volesse dire il Matador. Probabilmente il Matador sapeva qualcosa in più, come Spacca probabilmente. Dispiace molto perché sì, tante volte sei preso dai tuoi problemi, dalla tua vita, dalla frenesia di tutto. Effettivamente Luca mancava dalle live da 3 mesi almeno. Sì. E quindi, come dici te, un paio di settimane fa l'aveva detto Gianni, ma Casarino che fine ha fatto? E io dico, sì, effettivamente, ma Casarino che fine ha fatto? Cioè, ma lo dicevi perché non lo vedevi più. Io poi, partecipando poco negli ultimi tempi alle live, cioè magari ho detto c'è stato, c'era in orari diversi perché lui essendo in Brasile... No, ma più che altro mi sembrava strano perché lui a me mi scriveva in privato, mi chiamava e avendogli passato 2 numeri di queste 2 società di calcio che lui doveva provare e cose, io dicevo, mi ponevo anche la domanda, ma li ha chiamate, non li ha chiamate, non sapevo più come era andata a finire, perché lui ha detto ti faccio sapere appena rientro in Italia, no? Questo discorso, ci eravamo messi d'accordo che mi avrebbe contattato appena in Italia, che io gli avevo dato il numero di Porchia, di Luigi Porchia del Crotone, che comunque lui collabora anche con indirettamente col Milan, c'ha nel Milan Campus a Crotone, e quindi... Ma poi non ci siamo più sentiti, ma io non ci ho fatto neanche caso più di tanto. Credevo fosse impegnata, avesse le sue cose, quindi... E magari andava in orari dove io non c'ero e magari in live ci andava, ma non nei miei orari. E quindi ieri per me è stata veramente una traumatica la cosa, perché non sapevo fosse malato, non sapevo nulla. Quindi io credevo in un incidente, come diceva prima Simone, ho detto magari ha avuto un incidente. Sì, anch'io, infatti, ma anche Gianni, cioè ieri sera parlavamo al telefono e non ci davamo una spiegazione. Cioè, infatti poi la prima cosa che ho fatto è andare a vedere su internet. Ho fatto una ricerca e ho detto Gianni, vedi che è vero. Poi per chiudere sul fatto umano, ragazzi, Luca comunque sapeva parlare, come diceva prima Spacca, sapeva scherzare, sapeva affrontare i discorsi seri, sapeva perculare con stile, non esagerava mai, perché comunque anche in questo poi qualche scontro c'è, perché comunque tu sei milanista, io sono juventino, su certe vedute poi a un certo punto di parte, però fondamentalmente una delle persone più educate e più disponibili anche al dialogo comunque che ho potuto conoscere su YouTube. Avete già detto tutti, cioè non si può, io nel mio video di pochi minuti ho detto tutto quello che potevo dire di questa persona, cioè una bella persona, un bravissimo ragazzo. La vita è ingiusta, solo questo si può dire. Capitano? Mi dici prima se mi senti, Gian? Sì, ti sento. Okay. Un po' di problemi. Io faccio breve perché non sono abituato a fare... Quando succedono queste cose, non è che mi nascondo, però lo vivo, diciamo, con me stesso. Quindi, però visto che lo trovo giusto, perché, diciamo, è Luca, diciamo, mi sono fatto un po' forza a venire oggi qui. Dai. Oggi ho cercato alcuni spezzoni di video, perché ho detto, ma io non è che faccio parte, diciamo, di questa crew, di questa famiglia. Alla fine sono passati 2 anni e mezzo. Il primo video era il 3 novembre del 2020, dove stavamo insieme in una live, mi sa, di Gianni. Era proprio all'inizio, quando ho cominciato a fare un po', diciamo, di YouTube. E quindi sono lo stesso 2 anni e mezzo. Non è un giorno. L'ho conosciuto, penso, da Gianni, poi da Spacca, poi, diciamo, nella crew.
lì ancora non facevo parte della famiglia. E si è creato subito questo rispetto reciproco, perché non voglio essere ripetitivo, ma lo sappiamo tutti, da persona intelligente, e da quale mi reputo pure io, quindi da persone intelligenti ti capisci, e quindi c'è questo rispetto reciproco che si crea così, senza niente, da nulla, senza progettare, come tante amicizie progettate, tante falsità che si creano, soprattutto sul tubo. Mentre con lui è nata questa cosa, prima virtuale, e poi è continuata così, diciamo, amicizia virtuale o conoscenza virtuale. Poi pian piano ci siamo cominciati a sentire pure un po' su Instagram. Mi ricordo il suo primo messaggio, che mi diceva sempre: capitano, la competenza di calcio, anche se a me non piace parlare di calcio, però ripeto, la persona intelligente avrà capito che forse qualcosa posso dare, qualcosa ne capisco pure di calcio. E quindi questo messaggio lo sono andato a cercare, e ce l'ho, per fortuna ce l'ho ancora nel cellulare, il primo suo messaggio, che ancora non conoscevo, diciamo, Luca. Poi pian piano così siamo passati anche nelle live di Spacca, diciamo, nei live cazzeggio. Ricordo che soprattutto quando Spacca faceva, lui ogni tanto, quando si cazzeggiava o nelle sue live o nelle mie, inventava questi titoli di film, soprattutto la sera tardi, e lui poverino aveva sempre dei ruoli da Spacca, diciamo, un po' scomodi, e si incazzava sempre, diceva: ma perché devo fare io questo ruolo? E questo, diciamo, mi è rimasto anche molto impresso, e mi sono divertito tantissimo lì in quelle live così notturne. Poi ricordo in una mia live si incazzò, non mi ricordo più con chi Gianni, ma si incazzò pesantemente, ma non era nessuno della crew, non so chi era, penso di averla. E poi si scusò, non solo si scusò, mi scrisse pure perché secondo lui si era comportato male, visto che non era casa sua, che poi ci ho detto: ma tranquillo, tanto che te frega, è YouTube, solo per dire, capisci, cioè, una persona intelligente sa quando e dove sbaglia, e sa anche chiedere scusa. Io l'ho sentito a gennaio l'ultima volta, ci eravamo sentiti anche sempre su Instagram per motivi lavorativi, mi aveva mandato il curriculum. Sono cose che non ho mai detto, come tante cose che mi ha scritto, che non andrò a rilevare qui perché sono cose mie, ma questa cosa sul fatto del lavoro, mi mandò il curriculum perché volevamo organizzare, anzi lui voleva organizzare qualcosa qui in Svizzera, tipo un ritiro con la squadra. L'ho sentito a gennaio l'ultima volta, non sapevo della sua malattia, l'ho saputo, diciamo, da altre persone. Mi aveva detto che ultimamente non poteva, era assente per alcuni motivi che poi mi andava a spiegare. Poi l'ho saputo tramite altri, nessuno qui presente, diciamo. Niente, faccio le mie condoglianze, Gianni, alla famiglia, e come hai detto tu, io ognuno poi crede, non crede, io credo che ci sia un qualcosa dopo questa vita terrena. Poi, come hai detto tu, uno può credere, non può credere, ma bisogna credere in qualcosa, altrimenti già la vita, come hai detto tu, fa schifo, è una merda. Quindi alla fine, se non credi, e quindi lo so, anzi non posso dire lo so, io credo e sono convinto che lui adesso è qui, e che un giorno, tanto poi andremo tutti, passeremo tutti da un'altra vita, e quindi forse faremo delle live lì dall'altra parte. Condoglianze, un abbraccio a Luca. Pandorino, mi sentite adesso? Sì.
Io ieri sono tornato tardi a casa, ho letto i messaggi, quando l'ho letto sembra che come se mi avessi investito un camion, non ci volevo credere, non sapevo nulla, cioè sapevo della sua assenza perché magari faceva dei corsi, queste cose qua. Io l'ultima volta che l'ho visto in live era stato quando c'è stata quella discussione con Max, mi ricordo. Poi sapevo, io pensavo che c'era dei corsi, ho detto no, non puoi venire per quel motivo lì. Io me lo ricordo come una delle persone più competenti di calcio che abbia mai conosciuto, oltre anche di altro, perché facevamo anche con Spac, mi ricordo la serata, facevamo il gioco dei mini, parlavamo di film, di serie TV. Cioè, si potevi parlare con tutti, ma poi era una persona buona, generosa. Non... Io veramente, davvero, lo so, è ripetitivo, ma davvero la vita è ingiusta. La vita è davvero ingiusta. Io ultimamente pensavo che si diceva che voleva tornare in Italia perché voleva allenare una squadra d'Italia, io sapevo così, purtroppo il destino non ha potuto, diciamo, non ha potuto realizzare quel sogno, cioè prima cosa di allenare una grande squadra in Brasile, poi tornare qua in Italia e trovare magari una panchina anche importante. Io glielo auguravo tutto il tempo. Mi ricordo le live anche con Simo, con Sudamericano, cioè era davvero un bel appuntamento, che parlavamo dei calciatori del passato, dei giovani esordienti che qualcuno è anche uscito fuori, infatti negli ultimi mesi che faceva le storie su Instagram, la menace proprio con Retegui, questo giocatore qua, seguitelo, e poi alla fine, diciamo, è stato ascoltato. Io dico solo questo, voglio salutarlo ovunque lui sia, e io scommetto che in questo momento ci sta guardando, e secondo me ci sta guardando anche con un sorriso. Io voglio salutarlo, ciao Luca, ovunque tu sia. Vai Pix. Io quando ho saputo la notizia ero in live, avevo appena aperto la live e non ci credevo. Poi col man mano dei minuti eccetera eccetera questa notizia era vera. Io sapete che io di queste cose mi è difficile parlare perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Faccio un esempio, mio nonno che per me era come un padre. Per me è difficile fare queste cose perché io su queste cose sono una persona abbastanza riservata. Però Luca Casarino era un grande uomo, una persona umile, alla mano, che quando parlava di calcio era veramente un piacere ad ascoltarlo. Io, anche io non sapevo della sua malattia, ma io sapevo che lui doveva tornare in Italia per delle sue cose personali. Poi dalla sua malattia non sapevo nulla. E ieri quando ho saputo questa notizia era come se qualcuno mi ha tirato una martellata in testa. Ripeto, per me è difficile, se è andato via un pezzo di questa famiglia che si è creata negli anni. L'unica cosa che voglio dire è che a volte la vita è ingiusta e la vita gli ha portato via il suo sogno, che era venire in Italia a allenare una squadra di calcio italiana. E con questo io saluto Luca, do un abbraccio e spero che ci guarda da lassù con lo stesso sorriso che aveva e che veniva ogni volta. E do un abbraccio caloroso e faccio le condoglianze a tutta la tua famiglia. Tony? Io l'ho conosciuto meno rispetto a voi perché cronologicamente sono venuto dopo.
però devo dire che anche io devo essere sincero, io ieri sera non ho preso proprio il cellulare e non lo sapevo proprio di sta notizia. E stamattina ho avuto i primi, cioè praticamente l'ho saputo tramite il video di Ass, perché mi è arrivato come nella home page il video di Ass. E ho detto, ma che è successo Luca? Poi dicevo, quale Luca? Chi è sto Luca mo? Poi sentivo Luca Casarino, poi sono andato a rivedere i messaggi di ieri e purtroppo devo ammettere che non è stato un brutto colpo per me, nonostante io abbia frequentato poco lui. Però nonostante tutto, nonostante ero l'ultimo degli arrivati alla crew, quando aveva tempo mi veniva a trovare, in chat prima, saliva in live, diceva se vuoi posso salire, dice queste cose qua, sta gentilezza che aveva anche nei miei confronti. Io veramente non, una persona così, una brava persona, cioè non è che si può dire altro, era una brava persona senza fini di retorica, senza dire niente. Poi vabbè, io uno degli ultimi live in cui ho proprio incontrato Luca era proprio quando giocavamo a fare una specie di quiz da spaccacalcio sul cinema, o non mi ricordo se era sul cinema o su qualche cosa di musica, queste cose qua, no, ma penso più di cinema. E nonostante tutto faceva, poi ti do la rivincita, queste cose qua, che faceva pure un po' il gradasso, ma giustamente, perché era nelle stronzate, era anche lui sapeva fare il competitivo di queste garette qua. Però veramente è una bravissima persona. Io come mi unisco a tutti voi all'abbraccio alla sua anima e alle condoglianze verso la sua famiglia. Altro non mi va di dirlo, perché non vorrei cadere sempre nell'ovvietà, ecco. Ok, Luca no, non può parlare, detto Luca Totti. Niente, io penso che il messaggio giusto l'ha scritto Unicolini. Se n'è andato un pezzo buono di YouTube. Io mi ricordo live con tantissime persone in chat, e a parte qualche troll, qualche scontro calcistico, io sfido chiunque a dire che Casarino non era veramente una bella persona e una brava persona. La sfido chiunque, proprio ci scommetto la vita. Questo. Gianni, come si dice sempre, se ne vanno via i migliori. Se ne vanno via i migliori. Sì, sempre. Sempre nella vita. Comunque, io... Abbiamo voluto fare questa cosa, ci sentivamo in dovere di fare questa piccola live per ricordarlo. Non lo dimenticheremo dopo questa live, almeno non penso che nessuno di noi lo dimenticherà chiusa questa live, non credo proprio, e penso che neanche voi che l'avete conosciuto e ci avete seguito tanto in live e avete imparato a conoscerlo. Io mi ricordo anche le live dell'ultimo dell'anno, che lui entrava per il nostro Capodanno e poi aspettavamo il Capodanno brasiliano, una cosa del genere. Io penso che mancherà tanto anche a voi che ci seguite dalla chat, no? Perché veramente si è fatto voler bene da tutti, persona vera e basta, non c'è altro da aggiungere. Io faccio le condoglianze a tutta la sua famiglia, suo cugino, mi scuso se non l'avevo visto perché evidentemente ha scritto mentre io stavo parlando, non so quando ci saranno i funerali, penso che ci saranno lunedì. Te l'ho scritto. Lunedì alle 9 in San Paolo, però non so se in provincia di dove abitava lui, non lo so.
Sì, lunedì alle 9 ci saranno i suoi funerali. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Se si potesse, dico, se si potesse magari far pervenire alla società Milan, magari per un ricordo, non lo so se qualcuno ha degli agganci, qualcuno ha delle conoscenze. Secondo me per lui sarebbe proprio il top, per lui sarebbe proprio la cosa più bella. Sì, questo sì. Bisognerebbe capire se qualcuno ha degli agganci con la società Milan, se si potesse fare qualcosa per farlo ricordare durante la prossima partita del Milan. Quello secondo me sarebbe la cosa più bella, secondo me. Perché lui comunque la sua squadra l'amava tanto. E... sì, assolutamente. Però bisogna l'amava vedere se... l'amava tanto e... no, beh... no. Ed era anche molto obiettivo, non era un tifoso preso dai suoi colori che andava contro tutte e tutti, anzi sapeva anche essere oggettivo in altre, anche critico nella propria squadra e critico nelle altre, quindi era molto oggettivo su sta cosa. Oppure non so, qualche rappresentante del tifo milanista, uno striscione, qualcosa ci potrebbe, non lo so, io la dico così, però non ripeto, non ho conoscenze riguardo, perciò non so che dirvi. Magari qualcuno anche in chat ha delle conoscenze per fare una cosa del genere, che ne so, boh. Sarebbe secondo me una cosa molto bella. Non lo so, vediamo se qualcuno sa qualcosa, mi contatti in privato, io farò di tutto per fare questa cosa al costo di portarla io personalmente a San Siro, quindi va bene, ma Restelli non penso che c'ha contatti con il Milan. No ragazzi, ma non lo youtuber, si deve contattare qualcuno, penso, da oppure uno proprio, uno che proprio lavora in società proprio. No, io direi più la tifoseria organizzata, penso che potrebbero fare un ricordo, è molto più probabile, però ripeto, io non... della Juve conosco qualcuno, ma del Milan non ne so, non ne conosco, non saprei veramente. Ciao Luca, ciao a tutti ragazzi, grazie mille, grazie a tutti, Luca sicuramente ne sarà felice di questo, è felice di questo, proverò a chiedere a Manfredi qualcosa, Albertino Mar, proverò a chiedere. Infatti, te lo stavo per dire io, però aspettavo la fine della live perché per non... Provo a chiedere a Manfredi se riesce a fare qualcosa. Io potrei fare un giro, c'è l'allenatore del San Giuliano che giocava nella Roma. Però mi sembra un po' difficile trovare. Vabbè, ne parliamo in privato dopo di questo, vediamo. Va bene. Grazie a tutti. Ciao Luca, condoglianze a tutta la famiglia. Resterai sempre con noi, Luca. In ogni live. Ciao, grazie mille a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Luca.